Oggi vi faccio vedere una carbonara con il tuorlo d'uovo marinato. Eccolo qua. Come si fa il tuorlo d'uovo marinato? Vi dico subito che serve un'uguale quantità di zucchero e di sale, 150 g di sale fino e 150 g di zucchero. Lo mettiamo in una pirofilina, poi in questa pirofilina andiamo a mettere il tuorlo d'uovo. Eccolo qua. Guardate che bella sorpresa, guardate che meraviglia. Deve stare 24 ore il tuorlo d'uovo nella pirofila, sotto un letto di sale e zucchero e sopra una coperta di sale e zucchero. Questo tuorlo lo andremo a grattugiare per preparare la nostra carbonara 2.0, non lo so come la vogliamo chiamare, un po' una carbonara a modo mio. Ottimo guanciale, mi raccomando, sì, perché deve essere davvero buono. Io quando penso al guanciale ricordo mio nonno, nonno Peppe, eccezionale. Ogni anno lui passava le sue giornate dando da mangiare a due maiali che poi a Natale gli faceva la festa, perché si sa che succede questo, no? E poi quando era il momento di fare la pista, la cosiddetta pista del maiale, la parte che io preferivo era la goletta, la guancia, il guanciale, praticamente questa parte qua della faccia del maiale, della parte più grassa, meno pregiata, però buonissima. E la carbonara deve essere preparata proprio con dell'ottimo guanciale. La pancetta non è la stessa cosa. Non fatemi sentire che mettete il bacon, eh? Anche se io poi oggi utilizzo il tuorlo d'uovo marinato, però il bacon anche no. In un padellino andiamo a far diventare croccante il nostro guanciale e poi lo mettiamo da parte per condire gli spaghetti alla carbonara. Il guanciale è pronto croccante, adesso non mi resta che prendere gli spaghetti, aprire la confezione e andare a cuocerli perché l'acqua bolle, già leggermente salata. Una generosa porzione. Otto minuti di cottura perché a me piacciono al dente. E poi andiamo a cuocere, o meglio a condire, con il guanciale croccante e il tuorlo d'uovo marinato grattugiato, e questa è la nostra carbonara. Adesso per preparare un'emulsione io metto del parmigiano grattugiato, un po' di pecorino che vado a grattugiare al momento, ci vorrebbe anche una bella grattugiata di pepe, ma in questo momento preferisco non metterlo perché il guanciale aveva già tanto pepe di suo e non ho tolto la parte pepata. Adesso su questa cremina, o meglio su questi formaggi, vado a mettere un po' di acqua di cottura per creare un'emulsione che diventerebbe un pochino, avete presente, una cacio e pepe, ecco. Questa però è una carbonara mista cacio e pepe, un po' a modo mio, particolarissima, con del guanciale, questi spaghetti di farro, ecco qua. Il campanellino ha suonato perché mi sta ricordando che la pasta è cotta, gli spaghetti al farro sono pronti, quindi non mi resta che andarli a scolare direttamente nella cremina che ho preparato. Per me la pasta è rigorosamente al dente, poi dopo voi potete anche cuocerla un minutino di più come preferite. La cremina al parmigiano è pronta e sta rilasciando il suo profumo. Mettiamo un pochino di guanciale con l'olio che ha rilasciato il suo grasso e adesso, come si dice, viene il bello, è il momento di grattugiare il tuorlo d'uovo marinato. I nostri spaghetti di farro alla carbonara sono pronti, adesso non ci resta che impiattarli, aggiungere ancora un po' di guanciale croccante e ancora una bella grattugiata di tuorlo d'uovo marinato. Gli spaghetti
e un po' di guanciale croccante e ancora un po' di tuorlo d'uovo grattugiato sopra e la nostra carbonara alternativa è pronta. Eccola qua. Opla. Sapori di casa mia.